Il buono era che Catherine non era morta. Il cattivo era che il coma era più profondo di quanto non si potesse immaginare. Il detective Magnot, sempre servizievole, l'aveva fatta trasportare al centro Tribeca di studi cibernetici, detto anche Metacog. Io mi ero fermato alla polizia per trovare delle informazioni e per vedere di riprendermi il WAC portatile di Catherine. Forse mi aveva lasciato un messaggio. C'è scritto qualcosa su questa tazza rotta. Salisbury, chissà che vuol dire. Ehi, Quinlan. Lo squartatore ci ha rifatto. Adesso ricominciamo con le tue prime pagine, eh? Altro cadavere, altro titolo. Se voi prendeste questo tizio, Brennan, io ricomincerei a scrivere di Cronica Nera a pagina 12. Mi dispiace per la tua compagna. Era una brava ragazza. Mi piaceva quando veniva qua. Lei veniva qua? Veramente stava sempre qua. Faceva la galoppina per te, no? Già, solo che... mica posso fare tutto io, no? Che mi dici della biblioteca? È l'ultimo posto dove la Stein è stata vista viva. Come procedura normale copiamo il contenuto delle biblioteche. I file di spazio C. Tutta sta roba, insomma. Come faccio a vedere quello che hanno trovato? Mannaggia, Quinlan, è una biblioteca pubblica. Noi abbiamo solo copiato i file. Là sta ancora tutto. Senti, Lou. Secondo me Magnotta era nervoso sulla scena del delitto. Buon per te. No, 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 parlo sul serio. C'era qualcosa. Qualcosa di strano. Strana? Beh, senti, io quasi quasi. Direi che lui ha distrutto apposta una delle prove. Forse la prima volta. Come, l'ha già fatto? Ehi, la nasconde, la distrugge, la fa sparire, no? Quello che vuoi. E questo lo sanno tutti. Certo, guarda, lui è un drago per raccattare taglie e il capo si prende la mazzetta. Che ci vuoi fare? Lo sai come funziona qui. La scientifica ha trovato niente. Bah, e pare che questo patologo lì al Metacog si è fatto una teoria. Ecco, lui pensa che lo squartatore abbia usato delle nanostrutture per farlo. Questa è l'ultima cosa che abbiamo. Come nanostrutture? Sì. Senti, Lou, forse è ora che dia una mazzetta a un fotografo. Dov'è Stasiak? È nel Wyoming. Andiamo, Brennan. Lui è l'unico con cui non ho parlato per bene. Non puoi sapere cosa potrebbe aver scoperto. E questo è il punto. Ha trovato troppo. Non sto scherzando, se n'è andato nel Wyoming. Sto caso era troppo per lui e si è preso una licenza. Stasiak, il duro Carl Stasiak. Appunto, e senti questa, dopo l'omicidio Stein ha telefonato la moglie. Ha detto che Carl aveva bisogno di una vacanza.
tutto qua. Ha preso su e via, niente saluti. Non mi ha neanche telefonato. Merda. Cristo, Quillan, è tutto il giorno che me la sbatto con i giornalisti. Se mi vedono che parlo ancora con un giornalista, qua sono guai. Ritorna più tardi. Cristo, che cavolo vuoi? Un po' di rispetto, Spankowski. Lo sai che non dovresti parlarmi in questo modo? Non dovrei parlarti e basta, brutta sanguisuga. Cavolo vuoi? Qui si lavora, mica come chi so io. Già. Devo vedere le prove del caso Powell. Non ci pensare, Quinlan. Qua mi licenziano. Spanky, 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 tu sei mio. Ti devi rassegnare a questa cosa. O preferisci che vado dal magistrato e gli racconto quella storiellina delle prove vendute? Porca vacca, Quinlan, ma quanto dura sta storia? Finché campi. Quando avrò 80 anni, io verrò qua e ti dirò di lucidarmi le scarpe e tu lo farai di corsa, stronzo. Perciò adesso vammi a prendere le prove del caso Powell. E fallo subito. Subito, ti faccio vedere i sorci verdi. E non fare la stronza lumaca! Dov'è il WAC di Catherine? WAC? Il suo computer, stronzo, deve essere qui! Magnota l'ha portato a casa, si prende sempre le prove, pensa che è il padrone qua! Senti, Quinlan, t'ho detto tutto quello che sapevo, adesso squaglia prima che mi metti nei casini! Però, sigari cubani. A gusto il tipo. Non ci piove. Parla di un altro delitto. Hamilton Wofford? Chissà se ha a che fare con lo squartatore. Oggetto analizzato in memoria. Oggetto analizzato in memoria. Ti sei perso qualcosa, Quinlan? No, volevo solo farti qualche domanda. Perché se io scopro che stavi frugando tra le mie cose, ti sbatto 3 giorni in cella per aver interferito con il caso, va bene? Senti, prenditela con qualcun altro. Mica è colpa mia se non riesci ad acchiappare questo tipo. Vedremo. Chi era Wofford?
Allora hai frugato tra le mie carte. Guarda che non scherzavo sulla storia di sbatterti dentro. Non era mica un documento segreto. E poi abbiamo già pubblicato la storia sull'Herald, quindi non è una cosa nuova per me. Era un ciberarchitetto, no? Vedi, Magnotta, mi intriga che tu tenga una cartella di un mese fa sulla scrivania. Non è che avrà a che fare con lo squartatore? Ti dice bene che sono di buon umore oggi, Quinlan, perché sei stata tanto così dal fare la fine del pollo allo spiedo sul girarrosto di una delle nostre belle galere. Ma qui proprio non ci hai colto. Cos'è questo posto dove hai mandato Catherine? È il meglio che c'è per i casi disperati. Ci lavora la dottoressa Barton, che praticamente ha inventato questo campo. È vero che è una rompipalle del cavolo. Che notizie hai sul caso Powell? Guarda che se anche voi due avete giocato a dottore infermiera, non vuol dire che io ti devo far vedere i documenti di polizia, capito? Per quel che mi riguarda, tu sei uno dei sospetti, figurati. Insomma, tu eri l'unico che era lì. Niente di nuovo? Hai voglia, il mucchio dei cadaveri si ingrossa. Sono appestato da dementi che non vogliono altro che confessare. Lo squartatore l'hanno visto in giro più gente di Elvis. La sindachessa mi scassa l'anima, mi vuole togliere il caso. Se non chiudo il caso, tutti i poliziotti di Manhattan faranno a spinte per fregarmi la taglia. E poi accusi me di fare i soldi con lo squartatore? Lo sai che sono sparite delle prove nel caso Powell? Ma che cavolo stai dicendo? Non è sparita nessuna prova. Il sistema WAC di Catherine, per esempio. Spankowski dice che ce l'hai tu. Beh, allora non è sparito, no? Perché non ti fai i cavoli tuoi e mi lasci lavorare in pace? Io in genere coopero con la stampa, lo sai bene. Ma stavolta stai attento, Quinlan. Metacog, attenda, prego. Metacog, attenda. Metacog, attenda, prego. Desidera gente. Come ha detto? Ho detto posso esserle utile. Cosa credeva che avessi detto? Niente. Cerco chiunque abbia in cura la mia ragazza, Catherine Powell. È la dottoressa Barton. Prenda l'ascensore per il secondo piano e giri a destra. Se non c'è, vada al reparto giù nell'atrio. Comunque, non le stia troppo vicino alla dottoressa. E perché? È di ghiaccio. Capisco. Che mi dice della dottoressa Barton? È il gran capo, non le posso dire proprio niente. Non qui, in ogni modo. Dov'è Farley? Nel sottopiano. Prenda l'ascensore e segua il fumo. Quale fumo? Già, lei lo saprà, Farley non è proprio un fanatico dell'igiene, ma i suoi cadaveri non si sono mai lamentati finora e ha una passioncella per il fumo. Se non fosse per lui, qui sarebbe una noia che non le dico. Ma senti, davvero t'ha detto così? No, ma dai. Aspetta un attimo. Scusa, bello, io ho da fare. Però, fra poco ho l'intervallo, se ti interessa darti da fare con una che non è in coma. Ehi, eccomi qua. Sì, no, ma davvero tutto?